Salve ragazzi, benvenuti, bentrovati, siete nel mio canale, io sono Zaira e questo è il mio nuovo interattivo a più varianti. Allora, oggi tratteremo un interattivo che diciamo può riguardare veramente tutti, ecco, non è insomma ritorno, nel senso anche se non state in coppia, se siete, cioè... Se non state in coppia va bene, può riguardare anche a voi, ma riguarda veramente a tutti, perché andiamo a chiedere cosa sono a tutt'oggi per lui. Quindi andremo a vedere, ad analizzare veramente, insomma, noi cosa siamo, voi cosa siete nella vita di quest'uomo, sia che avete avuto una relazione e siete in stand-by, lasciati, non vi sentite da mesi, da un anno. O state insieme e non sapete capire, magari voi vivete il vostro amore in un altro modo. Insomma, io credo che questa sia una domanda veramente molto che si può allargare molto a tante situazioni. Ovviamente, poi voi sapete, ognuno sa la propria. Allora, quindi cosa sono a tutt'oggi per lui? Qui abbiamo due varianti. Abbiamo il quarzo rosa abbinato ai tarocchi di Marsiglia e poi abbiamo l'occhio di tigre, vedete, abbinato ai Rider, scusatemi, ai Rider White Tarot. Ok, ragazze, quindi andiamo a vedere cosa sono a tutt'oggi per lui. Scegliete la vostra variante. Ovviamente, prima di iniziare, vi voglio raccomandare che sono dei interattivi collettivi generali, quindi non possono risuonare su tutti. Vi prego, dico per quei pochi che ogni tanto vengono nei commenti a dire magari cose che a me mi fanno veramente dispiacere. Non voglio, diciamo, dire le cose, però prendetelo con cautela. E non possono sostituire un consulto personalizzato, sono da intrattenimento. E anche se comunque magari un consiglio, un messaggio, un qualcosa, insomma, lo sapete voi, lo vedete voi, se vi riscontra la variante, se vi riconoscete, allora magari lì c'è un consiglio per voi. Comunque, in ogni caso, per tutti coloro che vogliono avere con me un consulto personalizzato, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, zairafassa@gmail.com, oppure mi scrivete nel mio messaggio privato in Facebook Zaira Fassari. O mi scrivete in messaggio privato nel mio profilo Instagram Zaira e i suoi tarocchi. Ragazze, io inizio subito con la prima variante. Allora, qui andremo ad analizzare cosa sono a tutt'oggi per lui. Quindi faremo delle domande, andremo a vedere cosa prova per voi, cosa rappresentate per voi, per lui, oppure che, insomma, che tipo di relazione c'è in questo momento. Insomma, faremo un po' di domande e vedremo un po'. Utilizzerò soltanto i tarocchi e poi magari infine, giusto per avere qualche risposta in qualche sua azione, andremo a prendere qualche carta oracolare. Va bene? Allora, quindi andiamo a vedere cosa sono a tutt'oggi per lui. Allora, per tutti coloro che hanno scelto la prima variante, appunto, il quarzo rosa, cosa siete voi che avete scelto questa variante? Cosa siete a tutt'oggi per questa persona che avete nel vostro cuore, nei vostri pensieri, insomma, questa data persona che state pensando? Cosa siete a tutt'oggi per lui? Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere fondo mazzo. Questa domanda abbiamo un bel 5 di spade. Quindi qua sicuramente ci sono state dei conflitti molto forti fra voi e questa persona. Andiamo a vedere cosa siete per lui. Abbiamo una temperanza, abbiamo un 9 di spade e abbiamo un 5 di spade. È sicuro che qua comunque per lui siete anche un'ansia, un dolore, un rimorso, un senso di colpa. Cioè questa persona, a causa, diciamo, tra virgolette vostre, vive dei pensieri ossessivi, è ossessionata dal vostro pensiero. Sono o comunque da quello che è successo fra voi due. E che cosa siete a tutt'oggi per lui? Comunque siete una situazione che lui riteneva positiva, una situazione che lui aveva armonia, stava bene con voi.
Cosa siete a tutt'oggi per lui? Ecco qua, siete questa regina meravigliosa di coppe, quindi una donna fedele, saggia, dolce, che dà molto, una donna amabile, che lui ama, perché la regina di coppe è sempre una donna che è amata, anche se qualche volta può essere lasciata e anche tradita. Quindi, che cosa siete a tutt'oggi per lui? Con il due di bastoni siete un'incertezza, siete dei dubbi che non è capace di risolvere. E siete una verità che non è capace di vedere in questo momento. Questa persona ha molti, molti dubbi, molte indecisioni in riguardo a voi, alla vostra relazione. Andiamo a vedere ancora cosa siete per lui. Abbiamo qui un 4 di spade, però ce l'abbiamo capovolto. Quindi, insomma, anche se siete lontani. Sicuramente qua c'è stato ovviamente un allontanamento, si evince dalle carte, però qua sta lui cominciando, sta guardando a vedere le cose in maniera positiva. Perché? Perché lui che cosa siete a tutt'oggi per lui? Lui ha capito attraverso la lontananza che insomma in qualche modo voi avete afflitto a lui o lui in qualche modo ha afflitto a voi. Comunque, cioè, con questa lontananza, lui a tutt'oggi ha capito che voi siete la donna giusta per lui, cioè una donna passionale, una donna attraente che lui ammira molto, che probabilmente va a vedere le foto nei social oppure le foto che avevate insieme. Insomma, questo vi guarda molto, vi brama molto, perché vedete qua, voi siete una donna molto passionale, evidentemente con lui avevate questa passione e quindi questa persona. Che cosa pensa a tutt'oggi? Che cosa siete a tutt'oggi? Siete una donna che lui gli dava molta passionalità. Ritiene anche che siete una donna molto intuitiva. Qui abbiamo una nostra maghetta, o comunque una persona che era capace di comprenderlo a 360 gradi. Che cosa siete a tutt'oggi per lui? Vedete, siete la chiarezza di un sentimento, il sole. Siete lui vi ha un po' anche idealizzato, diciamo così. Lui pensa che eravate un'unione bellissima, che altro siete per lui a tutt'oggi? Siete comunque un rimpianto di incontri d'amore, vedete qua voi i vostri incontri d'amore, forse magari lui era impegnato quando vi frequentava, ma in ogni caso potrebbe anche essere, perché il tre di coppe a volte ci parla di questo, però qua. Che cosa siete a tutt'oggi per lui? Siete comunque una persona con cui lui aveva degli incontri molto belli, molto passionali, anche affettuosi, proprio incontri d'amore, diciamo così, con cui che stava molto bene. Che cosa siete a tutt'oggi per lui? Siete anche la sua dannazione, perché vedete, lui qua si è isolato e sta lì per cavoli suoi, si è chiuso in se stesso. E questa persona veramente è come se fosse proprio, ecco, proprio come l'eremita, se n'è andato su un monte e non ne vuole più sapere. Vediamo ancora cosa sono tutt'oggi per lui. Siete anche l'unione stabile, vorrebbe, ancora lo sente, e siete anche la persona attraente che gli fate venire l'impulso di venire verso di voi. Vedete, e lui probabilmente qua verrà perché voi siete anche anime gemelle, re di coppe, scusatemi, re di bastoni, regina di bastoni. Quindi è chiaro, e lui è sicuro di sé su questa situazione e quindi qua vorrà collaborare, vorrà un nuovo inizio. Vedete, questa persona, che cosa siete voi per lui? Siete una persona molto importante, ragazze, molto, molto, molto. Carta che si vede, non si prende, il 5 di denari però capovolto che ci parla di uscire dalle difficoltà. Allora, io voglio prendere semplicemente una carta di queste mie gialle per vedere ancora cosa siete a tutt'oggi per lui e poi però voglio prendere quelle delle carte verdi mie di Zaira. Allora, andiamo a vedere cosa sono a tutt'oggi per lui. Prendiamo una carta. Non lo do a vedere il mio interesse per te. Quindi qua siete anche una persona di cui lui è molto interessato, ma non lo dà vedere. E dice: prima o poi ci incontreremo. Quindi questa persona è come se, nonostante per lui voi siete tutto ciò che è venuto fuori da queste carte che vi ho spiegato,
È come se lui non vuole dare a vedere che c'ha questo interesse per voi e va, vuole dare tutto, diciamo, vuole affidare tutto al fato. Dice, beh, prima o poi ci incontreremo. Cioè, mi viene da dire che questo suo voler venire verso di voi, perché c'era un inizio, vedete, un cavaliere, un re di spa, un re di bastoni che prende un'iniziativa, è soltanto come energia, perché poi lui non vuole cercarvi proprio. Personalmente, toc toc, sono qua. Si affida un po' che prima o poi vi incontrerete. Andiamo a vedere ancora cosa sono a tutt'oggi per lui. Qua una è uscita, la prendiamo. Dice: so che ti ho fatto del male e sei la donna della mia vita, ragazze. Guardate. Ecco, vedete cosa siete a tutt'oggi per lui. Soltanto che questa persona, ve lo dico subito, da questa carta appunto che non dà a vedere il suo interesse per voi, nonostante c'è tutto sto po' di roba, veramente tanta roba, perché lui sa che vi ha fatto del male, comunque vi rimpiange, comunque rimpiange i vostri incontri d'amore, insomma tutto quello che già vi ho detto. In questo momento sta isolato a causa vostra, perché è come se non riuscisse a bypassare quello che è successo fra di voi, i conflitti, i litigi e tutto il resto. Però questa persona, nonostante qua mi viene un carro, mi viene un cavaliere di bastoni, quindi ancora un re di bastoni prende potere, un mago che inizia comunque una relazione, vuole iniziarla, però questo non vuole dare a vedere il suo interesse per voi. Probabilmente è una persona molto orgogliosa, una persona che ha un carattere anche particolare, insomma, non vuole ammettere neanche a se stesso il bisogno che ha di voi. E allora affida tutto al caso, dice: prima o poi ci incontreremo. Forse può darsi che lui non dà a vedere il suo interesse per voi e pensa di incontrarvi casualmente anche perché sa che vi ha fatto del male, forse un po' si vergogna di venirvi a cercare, no? Ci potrebbe anche essere questo. Però ragazze, ragazzi, ovviamente i maschetti sarà, insomma, sei la donna della mia vita, se siete maschetti girate, no? Ma qua lui dice: sei la donna della mia vita. Quindi questa persona, vedete, vi vuole. Che cosa siete a tutt'oggi per lui? Siete la donna della sua vita, cioè, non c'è altro da dire. Quindi questa era la prima variante, scusatemi, appunto quella del quarzo rosa. Ovviamente, ragazze, se vi siete ragazzi, se vi siete riscontrati, riconosciuti in qualcosa di questa variante, insomma, fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, il like se vi fa piacere, noi dobbiamo sostenerci col canale, crescere le iscrizioni. Se siete la prima volta che vi così affacciate ai miei video e vi piacciono, anche così per gratificare l'operato che noi facciamo a titolo gratuito, un'iscrizione non costa nulla e un like ancor di meno. Allora, saluto il quarzo rosa, do il benvenuto a coloro che hanno scelto l'occhio di tigre abbinato ai Rider White Tarot Topo. Allora, ragazzole mie, ragazzuoli miei, quindi andiamo a vedere cosa sono a tutt'oggi per lui. Andiamo a vedere cosa sono a tutt'oggi per lui. Per tutti coloro che hanno scelto la seconda variante, l'occhio di tigre. Quindi, che cosa siete tutti coloro che hanno scelto l'occhio di tigre, seconda variante, a tutt'oggi per lui, per la persona che state pensando, una data persona che avete nel vostro cuore, nella vostra testa, nei vostri pensieri. Viene fuori 10 di spade. Quindi qua che cosa siete a tutt'oggi per lui? E ragazze, che cosa siete? Siete una sofferenza immane. Guardate qua. Guardate questo come soffre. O questa. Quindi siete una tristezza. Siete una persona che gli ha dato lacrime, dolore, sofferenza. Qui ci sono stati, ci sono degli ostacoli molto forti. Che cosa siete a tutt'oggi per voi, per lui? Siete la regina di denari.
Donna magnifica, generosa, libera, indipendente, bella, colta, garbata, concreta. Ragazze, siete proprio il suo idolo, no? La regina di denari è la più potente delle quattro regine, quindi comunque è una donna che sa dare anche molto. Che cosa siete a tutt'oggi per lui? Beh, siete anche un punto di riflessione. Lui adesso, attraverso probabilmente questo suo soffrire, ha capito che si deve applicare, deve proprio, si deve dare da fare. Sa che voi lo ritenete una persona di cui non ci si può fidare, quindi qua dice, capisce che se non si dà da fare lui, non c'è trippa per gatti. Infatti, vedete, asso di coppe, lui deve proprio far crescere nuovamente la potenzialità di quest'amore. Però cosa sono a tutt'oggi per lui? Il suo grande amore, asso di coppe, o comunque la potenzialità di questo incontro, di un amore, di un avvenimento bello. Cosa siete a tutt'oggi per lui? Siete i suoi sogni, le sue fantasticherie, la sua fantasia. Vi sogna in tutti i modi, vi pensa, vi immagina. Si fa proprio, veramente si fa i film in testa. Che cosa siete? Siete la donna a cui lui vuole dare questa coppa piena d'amore. Qui c'è proprio il ritorno, qui c'è proprio un grande amore e quindi può essere la ripresa di un grande amore con più entusiasmo e più forza di prima. Quindi qua che cosa siete a tutt'oggi per lui? E siete l'amore della sua vita. Siete la donna che lo ha cambiato, che gli ha fatto capire come ci si deve comportare, probabilmente sa o pensa di ritornare da voi. Che cosa siete a tutt'oggi per lui? Siete anche una donna che l'ha messo lì in castigo. Quattro di spade, che gli ha dato questa solitudine, questa incertezza, che gli ha creato questi rimorsi e questi contrasti. Lui, vedete, vi vede come una donna da poter fare una famiglia, cioè vi ritiene una donna capace a 360 gradi, tutto, tutto, tutto. Siete belle, siete ricche di tutto, sapete fare famiglia, sapete dare accoglienza. E rimpiange anche questa meravigliosa regina di bastoni, vedete, passionale, anche qua esce la carta di questa regina, regina passionale. Donna matura, comprensiva, che sa dare tanti consigli. Qua, anche qua c'è la maghetta, vedete il gatto nero ai piedi della regina di bastoni. Quindi lui sa che voi siete una donna molto intuitiva, una donna anche un po' che ama l'esoterismo. Quindi, insomma, vi ritiene una donna affascinante, misteriosa. Che cosa siete a tutt'oggi per lui? Siete il suo sogno di raggiungervi, perché vedete qua viene la carta del possibile fidanzato spasimante, quindi lui sogna di venire da voi come veniva forse un tempo. Che altro siete per lui a tutt'oggi? Siete anche il suo castigo, perché vedete questa persona non supera il dispiacere, non supera, diciamo, la crisi, no? Non supera questa prigione in cui si è tappato. Che cosa siete ancora per lui? Andiamo a vedere. Siete un suo rimpianto. Vedete, questa persona vi rimpiange, vi rimpiange. Sa di aver perso un qualcosa di veramente importante. Vediamo che cosa siete a tutt'oggi per lui. Siete, vedete, la voglia di realizzarsi, lui con voi. Mi piaceva uscire, andare, non so, facevate delle cose insieme, quindi lui rimpiange anche questo. E poi soprattutto lui, con la vostra presenza, si sentiva allegro, protetto, si sentiva di aver avuto una ricompensa. Che cosa siete a tutt'oggi per lui? Viene la carta della morte, vedete, siete la rinnovazione, l'innovamento, la rigenerazione, la rinascita. Questa persona, come vi ho spiegato prima, vedete, voi l'avete portato proprio a capire delle cose di sé, quindi questo si sta rigenerando. Che cosa siete a tutt'oggi per lui? Siete la sua speranza, il suo primo amore, oppure il suo unico amore, oppure l'amore che gli dà emozioni. Quindi lui, come un bimbo leale, vedete,
ha questo amore anche tormentato nei vostri riguardi, perché evidentemente qua è chiaro che vi siete lasciati. E infatti, che cosa siete per lui a tutt'oggi? Siete la persona che lo ha mollato probabilmente, o comunque la persona con cui lui si è lasciato e che gli crea appunto questo crollo, questa rottura, questa avversità nella sua vita. Carta che si vede ma non si prende. Vedete, questo vi considerava la sua famiglia. Qua potrebbe essere anche che era vostro ex marito, oppure potrebbe essere un compagno, qualcuno con cui avete avuto figli, o se anche l'avete conosciuto 10 giorni fa, questa persona vi considerava una persona così degna, insomma, così adatta, scusatemi, da considerare anche l'ipotesi di darvi una stabilità. Andiamo a vedere con le carte gialle di Zaira, le cuginette delle Verdi, ancora che cosa sono a tutt'oggi per lui. Andiamo a vedere cosa siete a tutt'oggi per lui. Qua dice siamo troppo diversi, quindi lui considera che voi. E poi vedete, dice io ho sempre ragione. Quindi questa persona nasconde, no, scusatemi, mi solletica la gola e non so neanche io perché. Anzi, lo so perché parlo tanto, veramente tantissimo. Allora, dicevo, queste carte vengono fuori, siamo troppo diversi, io ho sempre ragione. Quindi qua comunque vedete anche questa torre nasconde comunque un che di presunzione, di egocentrismo. Qua è una persona che può essere anche un po' narcisista, quindi comunque lui in qualche modo, nonostante per voi, per lui, voi rappresentate veramente tantissimo, perché qua l'ascesa è molto eloquente, però evidentemente questa persona ritiene ancora che appunto di avere ragione, insomma, troppo diversi. Magari ha problematiche col suo carattere. Allora, facciamo la domanda. Qui le carte mie volazzavano, ma vabbè. Cosa sono a tutt'oggi per lui? Vediamo con le carte verdi. Cosa sono a tutt'oggi per lui? Qua dice vorrei conoscerti meglio. Questa carta significa che questa persona è come se ancora non sa pienamente tutto di voi. Vedete, qua dice voglio avere una storia importante con te. Quindi questa persona, vedete, nonostante lui c'ha insomma, questa prosopopea, questa situazione egoica del suo carattere, magari un po' troppo preso da se stesso, eccetera, no? Che vuole avere sempre ragione, nonostante ritiene che siete diversi, perché insomma, se lui magari ha questa idea, però lui vuole conoscervi meglio, vuole approfondire meglio, magari proprio per queste sue caratteristiche, vedete, non avete avuto modo di conoscervi a fondo, no? A volte si sta insieme a una persona anche per anni, però non si affrontano alcune tematiche per cui non ci si conosce realmente, ci si nasconde nei sentimenti, in quello che proviamo, nei nostri fastidi e quant'altro. Però vedete, una cosa bella viene fuori da appunto che cosa siete a tutt'oggi per lui, è che vuole avere una storia importante con te. Cioè, lui dice io voglio avere una storia importante con te. Quindi siete una persona tutt'oggi importante per lui. E lui, nonostante ritiene che ci sono delle piccole problematiche, ma le abbiamo viste, la torre, il 10 di spade, il 4 di spade, l'8 di spade, qui c'è in atto una rigenerazione, qui c'è un atto, un'intenzione di venire verso di voi, questa persona vuole conoscervi meglio e vuole soprattutto avere una storia importante con voi. Quindi io penso che non c'è altro da dire neanche in questa variante. Variante molto bella anche questa, ragazze, veramente. Quindi io sono felice che queste due varianti sono state belle in qualche modo. Ovviamente io vi aspetto nei commenti. Sapete che sono curiosa di sapere se ci sono gli sconti. Quindi questo era il mio interattivo a più varianti.
Ragazze, io sapete, vi ringrazio sempre, siete meravigliose, mi seguite tanto, vi mando un bacione enorme e vi adoro, la vostra Zaira, ciao!